Ciao a tutti, benvenuti su cartelgaming.com. Per chi avesse visto il video da YouTube, ragazzi, non è la piattaforma ufficiale. Su cartelgaming.com vedete l'articolo per completo. Tu quest'oggi parliamo di Charles Stiles, un argomento che a me è sempre piaciuto. Spie al ristorante, mystery dinners. Ragazzi, non è vero nulla. Tanti pensano ancora che sia tutto vero. Beh, io ho fatto già un articolo che ha fatto un enorme successo dimostrando la falsità palese di questo programma. Ma chi come me lo guarda, perché comunque c'è Stiles, è un mito e diverte, va bene. Ma se pensate che sia vero, ragazzi, beh, dovete prendere qualche appunto su questo video. Portala nella sala di controllo Cominciamo, per non so, farla una puntata analizzare. presa a caso Ho proprio un'impronta. su Cominciamo questo ad avere ristorante, risultati. dove vedremo delle Davvero cose veramente incredibili. belle, veramente belle. Cominciamo così, già l'inizio è particolare. Il mio nome è Charles Stiles. La consultazione, la prima parte del Mystery Dinners. Ovviamente, guardate bene. Charles, da questa parte. Charles Stiles, di spia al ristorante. Avete sentito? Charles, da questa parte. Come se non lo aspettassero più zero. E lui, dopo che gli dice Charles da questa parte, Charles Stiles, di spia al ristorante. Ma lo sa come ti chiami? L'ha detto Charles. Cioè, per i più scettici, ragazzi. Charles, da questa parte. Charles Stiles, di spia al ristorante. Lui è Ciao. Patrick, uno dei miei investigatori. Ciao Patrick. Io sono Kili Lisak. Benvenuti al Fusion a Huntington Beach. Adesso parla tutta una serie di spuntronizzazione del locale, che non ha Il niente a che Fusion è fare con una la sala giochi unica nel trasmissione, suo ma in genere. realtà il Abbiamo punto un'area trasmissione è dedicata appunto con quello, ogni genere di giochi, dai sponsorizzare classici agli ultimi i arrivati. vari C'è l'arena per il laser ristoratori. tag, la più grande della West Coast. Abbiamo anche un piccolo teatro dove si esibiscono i migliori comici del paese. Da qui sono passati tutti. È d'obbligo E ora mi pare assaggiare che il sia tutto Q quanto Dandy buono e Burger, buonissimo. con Cosa un c'è che hamburger non va? di Angus Dita di così, Charles McPhillow, Stiles. con Ragazzi, questa è la soprattutto mia amici, fette questo di baffo, formaggio questo e tutta cappello. la Mi farcitura. dedico proprio a È un Charles hamburger favoloso. Abbiamo anche un fantastico antipasto di gamberi. Gli ingredienti sono gamberi, jalapeño, pomodori, cipolla e avocado come decorazione. Il tutto servito con tortilla fatta in casa. Anche le nostre pizze sono favolose. La mia preferita è il Larve Salad Pizza di Kili, Tutto perché ha il favoloso. mio nome. L'impasto è ricoperto con Già che la cipolle chiamo pizza, mi caramellate, ha detto un video mozzarella, appunto, però. rucola, formaggio, noci pecan e mela verde a La pizza, fettine. È squisita, ha un con la gusto mela, la pizza unico. con la mela. La Mi piace pensare al fine del Fusion come mondo. a 4.000 metri quadri di divertimento, dove ci si può incontrare, mangiare e giocare. Sembra Sembra mangiare pizza davvero con le mele verdi. divertente. Ah, lo è. Kili, al telefono mi dicevi che qualcuno accede alla tua cassaforte e ti ruba gli incassi. Ecco Puoi il problema. entrare nei dettagli? Sì, negli ultimi 2 mesi mi hanno rubato quasi 4.000 dollari dalla cassaforte. Non stiamo parlando di cibari che Cassaforte, mancano dalla intanto, dispensa, sembra stiamo preso in un parlando di discount, denaro. vabbè. E la cosa sconvolgente è che solo io Stavano che conosco non l'hanno messo in tasca l'abitazione della direttamente la cassaforte. cassaforte. Ho chiamato la polizia, ma visto che non ci sono segni di effrazione e scasso, non c'è nulla che si possa fare. Kili, scusa se te lo chiedo, ma hai cambiato la combinazione? Sì, ogni volta che ho notato un furto ho cambiato la combinazione. Hai già dei sospetti? I direttori Allora, hanno ragazzi, tutti accesso al mio ufficio. ricordatevi questa parte. Ogni volta che ho subito un furto, ho cambiato la combinazione. Questa parte vi servirà per il susseguirsi della vicenda. Lei praticamente ogni furto cambia la combinazione. Adesso vorrei chiamare il mio investigatore che ha informazioni relative alla cassaforte che credo ti interesseranno molto. Patrick, vieni nella sala controllo. Volevo far Ciao vedere Patrick, ciao l'interno del Charles, locale come va? subito. Bene. Allora, cosa hai scoperto? Beh, prima di tutto grazie per avermi dato l'accesso all'ufficio e la combinazione della cassaforte. Ho potuto rilevare le impronte digitali. Ho Attenzione a scoperto quel che kit. tutte le impronte fuori dalla cassaforte appartengono a te. Ma c'era un'impronta dentro la cassaforte vicino allo sportello che non era tua. Vuoi scherzare? L'ho inserita nel nostro database. Se guardi dietro di te, vedi l'impronta inserita nel programma. La Possiamo scena del compararla con crimine le impronte dei sarebbe grave. sospettati per identificare
il colpevole. Ovviamente non possiamo dire subito chi è il colpevole, ma una cosa è certa. L'impronta appartiene a chi ha aperto la tua cassaforte. Ed è qui che entrano in scena. Pensavo a Natale, pensavo. Visto che solo Alfred, Adam e John hanno accesso al tuo ufficio, cercherò di prendere le impronte a ciascuno di loro. La buona notizia è che qui abbiamo un dispositivo per analizzare le impronte. In questo modo possiamo compararle all'istante. L'impronta che combacia è quella del ladro. Bene, allora procediamo. Patrick, accomodati pure alla tua postazione. Intanto farò agire le spie, così potrai fare il tuo lavoro. Okay? Ecco ragazzi, questo qui è il dispositivo che ha fatto vedere. Ovviamente dispositivi del genere, non pensate che sia una cosa dell'avanguardia tecnologica. È un po' di polverina, un po' di scotch, normalissimo. Infatti si possono acquistare a modiche cifre su eBay. Si chiamano kit per il riconoscimento delle impronte. Kyle, ho appena visto Alfred lasciare una lattina e l'occasione perfetta per rilevare le impronte. Attento a quando la prendi. Ok, Charles, vado subito. Subito l'impronta, così che vai, subito. Alfred, hai finito di bere? Te la butto sì, io? Sì, certo. Grazie mille. Allora che super servizio. Non si vede che la tocca così, cioè... L'altro non nota niente. Ottimo perché lavoro, sta leggendo Kyle. Un po' portala più bianco. Portala nella sala controllo. Sì, credo che ci sia qualcosa. Comincia. Cioè, lui ha visto l'impronte con i raggi ultravioletti colorati nel suo cranio. Incredibile. Un momento. Voilà. Un campione perfetto. Era uno sputo, avete visto? Era uno sputo, non c'era niente. Adesso la scansiono con il software per l'analisi delle impronte digitali che rileverà i tratti comuni tra le impronte di Alfred e quelle dello sconosciuto. Guardate come mi si replicano nello schermo. Se i tratti comuni saranno questo... numerosi, avremo una corrispondenza esatta, sì. Altrimenti possiamo escludere. Principalmente Alfred. Dovrò mettere... Stiamo a vedere. Una specie di... Ci vuole un cos'è? Attimo. Cos'è? Uno scanner fatto di puristi logo, avete visto? Osservando il monitor vedremo l'impronta e scopriremo se Alfred è il colpevole oppure se possiamo escluderlo. Ecco, la creazione dell'impronta. Adesso dimmi, si vede occhio nudo che l'impronta non combacia, anche perché è di un pollice, quell'altra di un indice, e loro stanno lì col suo spazio. Nessuna corrispondenza, possiamo dire. Mannaggia, con sicurezza. Ovviamente, assicurati che nessuno ti vede. Sì. Ho appena visto uscire una ragazza con l'attrezzatura del laser tag e la pistola. Pericolo. È andata con tutto addosso, perfetto, non so se mille. Si può. Indicata, sbrigati. Così. Alfred è stato informato del fatto che stai lasciando. Stavo la già uscendo. È uscito la seconda volta, così. Preparato indietro di quello. E lui col sorriso riesce a cercarla e fa così. Classico proprio. Ciao, Kendall. Ciao, Charles. E ciao, che trovi che parlate? Fammi dare un'occhiata. Kyle, John è nel teatro. Prendi un suo oggetto personale. Cioè, menefreghismo totale della privacy. Ora c'era la penna e il quaderno. Prendilo e portalo qui nella sala controllo. E cosa prenderà lui? La penna o il quaderno per violare la privacy? Il telefono. Cioè, ragazzi, ha preso il telefono. Ma denuncia subito, cioè... Con quale autorità prendi il telefono privato di una persona e lo porti via? Eccolo qua. Ok. Ma cioè, fa di peggio. Vediamo cosa abbiamo. Occhio. Perfetto, ho un'impronta. Bene, Kyle, prendi il telefono e riportalo in sala prima. L'ufficio di sicuro lavora in coppia con uno dei direttori. Ecco, adesso vediamo come ci sta. Kyle, va nel locale dipendenti e vedi cosa trovi nell'armadietto di Zack. Nell'armadietto di Zack? Cioè, questa è la denuncia, peggio del furto che ha fatto loro. Di solito non chiedo alle spie di frugare negli armadietti del personale, ma visto che lui ha aperto la cassaforte e ti ha rubato i soldi, se lo merita. Ecco, quindi se uno ammazza qualcuno, tu devi ammazzarlo perché se lo merita, giusto? Per la palestra. Ma attenzione, supera. E una piccola telecamera. Una piccola telecamera. Per favore, controlla i file della telecamera. Allora, vediamo. Ce n'è uno ovviamente troverà qualcosa che riguarderà il furto, ma adesso... Con quale diritto tu accedi una fotocamera, videocamera personale di un privato cittadino? Come ti permetti? Tra l'altro di una trasmissione? Quindi lasciamo stare che è tutto assurdo, è finta una finzione, però non puoi spacciare per avere una cosa del genere. Ma non è finita qua. Vi ricordate che all'inizio ha detto che lei ogni furto, che sono iniziati a novembre, ogni furto cambia la password d'accesso alla cassaforte comprata a discount? Attenzione, cosa trova il nostro agente segreto?
Kyle, cosa vedi? Un cambio per la palestra e una piccola telecamera. Per favore, controlla i file della telecamera. Vediamo. Ce n'è uno dell'11 novembre, adesso lo apro. Più o meno il periodo in cui sono cominciati i furti, giusto? Esatto. Appena sono cominciati i furti. Quindi ho un video, che adesso vedete perché, ed è assurdo che quel video c'entri con il furto nella cassaforte, perché se lei cambia passo ad ogni furto, quel video non è prova di nulla. Ma attenzione. Beh, la cosa mi sembra sospetta. Sì, Charles, c'è roba interessante che credo Keely vorrà vedere. Puoi trasmettere il filmato nella sala controllo? Attenzione. Trasmettere il filmato nella sala controllo, come farà? Io ho avuto le Hirocam, ho avuto le Canon, ho avuto videocamere, fotocamere, e collegarla in streaming, collegarla per utilizzarla come webcam, è impossibile quasi. Ma attenzione, perché lui tranquillamente con un smartphone... Ok, ho il segnale. Ha il segnale. Sto collegando la telecamera al cellulare. Sta collegando, ma... Dovresti averlo. 6 secondi. Neanche il tempo di aprire il menu per andare sul Bluetooth o Wi-Fi, quello che... Ecco, ragazzi, dovresti averlo. Vediamo cosa ha trovato. Sembra il tuo ufficio. Sì, è proprio il mio ufficio. Ha nascosto la telecamera nella pianta. Sembrerebbe di sì. Ovviamente mettiamo la faccia in più schermo. C'è la falsità. La falsità, ok. Vedi i tasti? Sì, li vedo. Sì, sì. Quello è sicuramente Zach, ma riconosci l'altra voce. Ok, allora vai. Sì, sembra John. Ok, allora vai. La situazione è chiara, John e Zach collaborano. Che nomi, John e Zach? Hanno nascosto la telecamera nella pianta, così ogni volta che tu digiti la combinazione loro riescono a vederla. Ma se l'ultimo video era dell'inizio furti e lei cambia passo ad ogni furto, uno dei due sta mentendo. O questa è una sceneggiata, piacevole, ma è una sceneggiata. Scusa, ho bisogno di parlarti subito. Ok, cosa succede? Cosa succede? È tutto a posto? Classico. John, ho bisogno di parlarti subito. Vieni con me. Cosa succede? Seguimi. Era già in direzione dell'uscita. Ma voglio farlo vedere perché... Scusa, ho bisogno di parlarti subito. Ok. Un attimo, ragazzi. Scusa, ho bisogno di parlarti subito. Ok, cosa era succede? Già in direzione dell'uscita, guarda. John, ho bisogno di parlarti subito. Vieni con me. Cosa succede? Stava già andando. Stava già andando. Voi riconoscete Kyle? È una spia che lavora per me. È qui come custode e ha controllato il tuo armadietto. Sai cosa ha trovato? Una telecamera. Una denuncia per razzola. Vicino alla cassaforte. Ecco come facevi a leggere la combinazione per rubare. E sapete cos'altro c'è su quel video? Una voce che sembra esattamente la tua, John. Vedi i tasti? Sì, li vedo. Non è la mia voce, ho una voce okay. Molto comune. Tanti dicono che la mia voce assomiglia a quella di altre persone. John, tu hai una voce, particolare, posso usare un software per il riconoscimento vocale. E poi, solito finale. Quello che però è importante sapere è che abbiamo visto che video fatti male, di persone che si fanno prendere di tutta la volontà, violazione della privacy, strumentazioni sofisticate che sarebbero un kit per bambini, è un affare di polistirolo finto che spacciano per kit sopra la legge, come il loro comportamento sopra la legge. Abbiamo visto reazioni finte, eccetera. Non dico che Charles Tyson sia un mito, che io adoro, che non sia il Chuck Norris della cucina, mi spiego ristorante, ma sicuramente è intrattenimento puro. Quello che dà fastidio è che questo programma viene spacciato per veritiero, e le persone purtroppo pensano che sia tutto vero, ma è tutto completamente assurdo. Invece la realtà è che, come avete visto all'inizio, è la sponsorizzazione del ristorante, dei piatti tipici, eccetera, perché se c'è un programma dedicato alle spie ristorante, sicuramente non importa a nessuno cosa cucini e se fai quella maledetta pizza con le mele verdi, che secondo me è peggio di quelle con l'ananas. Detto questo, ragazzi, sono il direttore di GatorGaming.com, mi aspetto qui sul sito ogni giorno per parlare ancora di Certais, ma anche altri molti argomenti belli. Ok, va bene, come finale? Sì, va bene.